Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: è tempo di bufera a uomini e donne. Litigata tra un cavaliere, una famosa opinionista ed un suo collega. Maria De Filippi interviene. Che a uomini e donne ci siano dei litigi non è affatto una novità, capita molto spesso che qualcuno faccia delle gaffe oppure che gli opinionisti la pensano diversamente, ma questa volta è stato clamoroso. Infatti anche la padrona di casa Maria De Filippi si è trovata costretta ad intervenire per calmare gli animi. Web, Maria De Filippi. Tutto è cominciato con un cavaliere, Alessandro Vicinanza. Lui è stato chiamato in studio da Maria in persona in quanto una ragazza partecipante al programma avrebbe chiesto espressamente di conoscerlo. Da questo punto però la situazione ha iniziato lentamente a precipitare. La ex di lui ha confessato aprendosi pubblicamente e sottolineando che Alessandro l'ha messa in imbarazzo portandola a cena in ristoranti dove secondo lei non era proprio il caso di andare. Tra gli opinionisti c'è stato chi le ha dato ragione sottolineando come non tutte le ragazze siano abituate ad andare a mangiare in certi tipi di posti. Lite furente a Wed, insultano la dama e Maria interviene. Le prese di posizione però non piacciono per niente a Tina Cipollari, la quale manda a quel paese l'intero studio e minaccia di andarsene. Ma questo non è bastato a placare Gianni Sperti, che quando si tratta di litigate non manca proprio di dire la sua. Ha infatti accusato Tina di essere disposta a tutto pur di difendere l'ex di lui, ovvero Ida Platano, anche a costo di andare contro tutto lo studio. L'opinionista a questo punto continua a muovere delle accuse pesanti in quanto sottolinea il fatto che pur di difendere Vicinanza sarebbe anche disposto a far passare tutte le donne per mantenute. Tina Cipollari. Tina continua dicendo anche che non tutte le donne amano farsi mantenere dagli uomini e che sono disposte a pagare loro. Dopodiché ha abbandonato lo studio. A questo punto la padrona di casa Maria De Filippi è intervenuta per placare gli animi e cercare di ritrovare la pace in studio. La De Filippi ha preso una parte a favore di Alessandro precisando che portare fuori a cena una donna non è affatto un brutto gesto. È stata la ragazza ad esserci rimasta male quando i due hanno iniziato a conversare sui diversi stili di vita. A questo punto Tina è rientrata in studio lanciando una provocazione ed invitando il cavaliere a portare le ragazze in un fast food. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.